Siamo a commentare questo 5-2 importante in Grosseto, che è arrivato sul 4-0 e poi ha rischiato di compromettere tutto con due rigori, fra l'altro netti. Ci poteva essere un terzo, per fortuna, però poi è arrivato il 5-2. Sì, abbiamo comunque fatto una buonissima partita, l'abbiamo sempre tenuta sotto controllo. Siamo calati un po' nel secondo tempo, anche magari dovuto ai cambi che abbiamo fatto. Avendo fatto comunque tre cambi e distanza ravvicinata, abbiamo un po' spezzato il gioco. Però comunque abbiamo sempre tenuto sotto controllo la partita e era importante soprattutto reagire dopo le ultime sconfitte fatte, comunque, perché adesso abbiamo tre finali a giocare praticamente, no? Con questa di oggi hanno tre finali a giocare e la prima abbiamo risposto bene. È arrivato il sorpasso Dani della Lucchese in classifica, c'è da recuperare martedì con la Carrarese e poi la trasferta a Pontedera, dopodiché il campionato sarà concluso. Se il Grosseto sarà nelle prime quattro, direi che sarà comunque un successo. Certo, sicuramente il nostro obiettivo è quello, ma a maggior ragione cercheremo di arrivare terzi, perché comunque lo siamo sempre stati nel giorno di andata e lotteremo per portare a casa questi ultimi 6 punti rimanenti in queste ultime 2 partite. Dicevamo in diretta, avendo visto praticamente tutte le partite, in altre occasioni non siamo stati premiati magari a livello numerico o come risultato comunque conclusivo, quest'oggi buona prestazione complessiva e poi attacco micidiale, insomma abbiamo sfruttato al massimo le occasioni avute. Sì, infatti ci è mancata un po' in queste ultime partite soprattutto l'essere concreti sotto porta, è una cosa che abbiamo chiesto ai ragazzi oggi e comunque dovevamo reagire e l'abbiamo fatto bene. Io ti faccio complimenti, in bocca al lupo. Grazie, crepi.